Ma Banksy ci è o ci fa? Non so se avete presente l'opera Girl with Balloon, quello della bambina in bianco e nero che le scappa il palloncino a forma di cuore rosso. Insomma, una delle opere più famose, più viste e riproposte in tutte le salse di Banksy. Bene, una versione di quest'opera è andata all'asta da Sotheby's e non è appena stata giudicata per la modica cifra di 1 milione di sterline circa, si è praticamente autodistrutta fra lo sconcerto e lo stupore di tutti presenti. Sì, si è proprio autodistrutta. All'interno della cornice era stato montato un meccanismo simile a quello, avete presente, dei distruggi documenti che tagliano a striscioline tutti i fogli di carta. Questo tagliava a striscioline tutta la tela. Ma davvero niente male come invenzione, anch'io avrei tutta una serie di opere da mettere in una cornice del genere. Fra l'altro, se non l'avete ancora visto, c'è un bellissimo video pubblicato proprio da Banksy su YouTube intitolato Shredded Love, The Director's Cut, che rivendica un po' l'operazione e fa vedere come è stato montato l'accrocchio all'interno della cornice, come è stato azionato il meccanismo durante l'asta, le facce un po' sorprese, un po' perplesse, un po' sconvolte dei presenti. Effettivamente la gente non sapeva che cosa pensare. È molto carino, guardatelo, io mi sono divertito. Ovviamente la distruzione di un'opera da parte di un artista non è una cosa mai vista, però probabilmente non era mai successo durante una battuta d'asta. Il vago sospetto che la cosa sia avvenuta in combutta con Sotheby's c'è, anche se nel video si cerca di dimostrare che la casa d'aste fosse all'oscuro di tutto. Ma come nessuno si sia mai accorto che l'opera pesasse un accidenti per il meccanismo montato dentro e la batteria, o come mai la batteria per esempio non si sia scaricata nel corso del tempo, pare che l'opera fosse stata acquistata nel 2006, questo rimarrà probabilmente per sempre un mistero. Quello che non si può ignorare è il fatto che sì, da un'opera famosa ma anche un po' banalotta ne sia venuta fuori una totalmente nuova, inedita e se vogliamo anche molto più concettuale della precedente, che probabilmente prima o poi verrà venduta a una cifra notevolmente maggiore data la storia e la performance che si porta appresso. Anche Sotheby's non ha mancato di sottolineare come con questa azione Banksy sia abilmente inserito nelle pagine della storia dell'arte. Quindi la domanda è: performance di critica e sberleffo al sistema o gran bella operazione di marketing che comunque genera visibilità e audience alla vendita di un'opera che probabilmente sarebbe passata anche abbastanza inosservata? Consideriamo che solo il video fino ad ora ha realizzato quasi 3 milioni di visualizzazioni. Il confine è sicuramente molto sottile e non è neanche detto che ci sia, però ci spinge a riflettere su quanto la provocazione nell'arte sia solo uno strumento per attirare attenzione su se stessi, far girare il proprio nome, stupire e in ultima analisi far alzare le proprie quotazioni. Insomma, un vero e proprio strumento di marketing. Se uno volesse veramente andare contro il sistema, basterebbe semplicemente non mettere in vendita le proprie opere e quella già sarebbe un'operazione abbastanza rivoluzionaria. Invece no, il mercato lo vogliamo, salvo poi criticarlo e sbeffeggiarlo. Che fai quindi? Sputi nel piatto in cui mangi? Beh, apparentemente sì. E il cuoco di questo piatto che fa? Si offende? Assolutamente no, cavalca subito l'onda e lo presenta come un nuovo piatto molto più saporito di quello di prima, perché è anche condito con lo sputo d'artista. Lungi da me l'intenzione di stare qui a fare la morale a Banksy, che non si sa neanche chi è o quanti è. Quello che mi interessa capire è solamente quello che c'è dietro a questo genere di operazioni. Sicuramente non stiamo parlando di un graffitaro di periferia e neanche così anarchico come ci vorrebbe far credere. Un esempio è che già a marzo 2018 era apparso su Marketing Week un articolo che sosteneva che l'artista stesse registrando il suo marchio per almeno una ventina di categorie merceologiche: pittura, poster, libri, materiale artistico, pennelli, gioielli, arredamento, abbigliamento, giochi. Insomma, non male per un fiero detrattore della mercificazione dell'arte, come viene definito da Wikipedia. Ripeto, non che ci sia niente di male a creare e poi cercare di vendere in tutti i modi, anzi, io sono il primo che sostiene che gli artisti debbano prestare un po' più di attenzione al marketing per rendere il proprio lavoro sostenibile e uscire dallo stereotipo dell'artista maledetto che non riesce a vivere di quello che fa. Però nelle cose un minimo di coerenza ci vorrebbe e soprattutto bisognerebbe cercare di non prendere in giro il proprio pubblico.
Tornando al taglio della tela, che detta così sembra fontana, inutile dire che la cosa è diventata virale e sia la gente che i grandi brand, come ad esempio addirittura IKEA, hanno cominciato a tagliare qualsiasi cosa. Quindi ancora una volta ha vinto lui ed è il suo brand che se ne va in giro automaticamente. Alla fine la domanda che vi faccio è questa: può ancora esistere l'artista che se ne sta chiuso nel suo studio ed esce solamente quando deve andare in galleria a fare la sua mostra? O bisogna per forza essere dei promotori di se stessi, facendo dell'arte solamente uno strumento al servizio del marketing? Secondo voi ci può essere un compromesso fra queste due cose?